Lorena Fulco, consigliera della quinta municipalità. Ci troviamo nelle baracche di Giostro. Sì, gli abitanti di queste zone hanno ricevuto un alloggio da parte dell'Arisma. Questa è una zona di risanamento che purtroppo è stata presa di mira dagli incivili e trasformata in discarica. Ho sentito il presidente dell'Arisma, l'avvocato Scurria, il quale mi ha detto che è in corso un bando per la demolizione. Mentre per la pulizia e la bonifica si è trovato un accordo con Messina Servizi e dovranno intervenire nei prossimi 20 giorni. Come si evince dalle immagini, comunque anche i rifiuti in maniera assurda sono stati presi di mira, in quanto dei vandali sono venuti ad incendiarli come a voler cancellare le tracce o comunque peggiorare quella che è la situazione attuale. Mi preme dire comunque che tutti i rifiuti che vengono abbandonati in quest'area non sono stati lasciati appositamente e volontariamente dagli abitanti, ormai ex abitanti dell'area baraccata, ma sono proprio incivili che vengono appositamente per buttare qui i loro rifiuti. La zona esattamente dov'è collocata? Allora, ci troviamo sul viale Giostra pressi la via Salito gli Astri, quindi proprio il centro l'ingresso del viale Giostra, se possiamo Quindi dirlo. la zona è comunque in mezzo a delle abitazioni e dei palazzi. Sì, assolutamente ai nostri lati, cioè se puoi riprenderli, ci sono dei palazzi anche molto alti. La gente lamenta infatti